Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti al webinar Sicurezza per le sale criogeniche, ecco la UNI 11827. Sono Simona Tamagni dell'unità operativa coordinamento e media e curerò la parte tecnica dell'evento, in particolare il dibattito finale. Per mantenere la continuità nell'esposizione, l'interazione con i relatori avverrà solo al termine della presentazione, secondo queste semplici disposizioni. Per porre una domanda dovete prenotarvi premendo il tasto Alza la mano sul pannello di controllo di Zoom. Sarò io a darvi la parola attivando il microfono in modo che tutti possano sentirvi. Cercheremo di rispondere a tutti nei limiti temporali che ci siamo dati. Faccio presente che il webinar viene registrato e appena possibile messo sul nostro canale Norme Uni su YouTube. Vi invieremo al più presto il link al canale YouTube, unitamente al link al canale SlideShare, dove potete trovare tutte le presentazioni dei relatori. A coloro i quali hanno dato il consenso al trattamento dei dati, nei prossimi giorni invieremo un coupon di sconto del 30% per l'acquisto delle norme UNI 11827, UNI CEI e NISO 20387 Biobanking e norme correlate sui recipienti criogenici, rilevazione gas e tubazioni metalliche. In seguito poi riceverete altri dettagli. Il codice promozionale da utilizzare in fase di acquisto verrà comunicato via mail e sarà valido fino al 27 di ottobre 2021. Prima di passare la parola a Cristina Novali, vorrei condividere con voi il video dei nostri primi 100 anni. Da 100 anni, con le nostre norme, costruiamo un mondo dove anche la cosa più piccola è fatta bene. UNI. Un mondo fatto bene. Bene, passo adesso la parola a Cristina Novali. Buongiorno a tutti, sono Cristina Novali e sono il funzionario tecnico della Commissione Tecnologie Biomediche e Diagnostiche che ha elaborato la norma UNI 11827. Do il benvenuto a tutti in questo webinar dove parleremo di progettazione, di realizzazione e di collaudo delle sale criogeniche con un sistema automatizzato di rifornimento di azoto. Per chi, prima di presentare il programma, per chi non ci conosce, due brevi parole su chi è UNI. UNI è l'ente italiano di normazione, che è un'associazione privata senza fini di lucro, che è stata fondata nel 1921, quindi ben 100 anni fa. È un ente riconosciuto sia dallo Stato italiano che dall'Unione Europea e che da ben 100 anni studia e elabora
e pubblica norme tecniche, le norme UNI. Che cosa sono le norme UNI? Sono dei documenti di applicazione volontaria, quindi una sorta di autoregolamentazione del mercato, che spiegano come fare bene le cose, cioè con più qualità, con più sicurezza e con più rispetto dell'ambiente. Scusate. Le norme tecniche sono elaborate all'interno di gruppi di lavoro. Il gruppo di, come è stata elaborata anche questa norma, no? In un gruppo di lavoro, in questi gruppi partecipano tutte le parti interessate a quel determinato argomento, cioè da chi utilizzerà la norma a chi beneficerà della norma, dai produttori ai consumatori, il mondo della ricerca, il mondo dell'università, i commercianti, la pubblica amministrazione. Tutti si siedono allo stesso tavolo condividendo il loro sapere, sia teorico e pratico, e definendo in modo consensuale la migliore soluzione per fare bene le cose, in questo caso per fare bene la realizzazione, progettazione, realizzazione e collaudo delle sale criogeniche. Questa norma nasce proprio da un'esigenza del settore, perché nasce da una richiesta di Assogastecnici che aveva già elaborato una propria linea guida sull'argomento, ma desiderava portarla al centro di un tavolo di lavoro UNI, in modo da poter avere il confronto e la collaborazione di tutte le parti interessate per poter definire assieme in modo consensuale proprio come realizzare al meglio questa progettazione, realizzazione e collaudo della sala, affinché potesse diventare un riferimento fondamentale per questo settore, che tra l'altro è un settore in grande sviluppo. E desidero veramente ringraziare molto tutti gli esperti che hanno contribuito all'elaborazione di questa norma, perché si sono veramente dedicati per lunghi mesi, ma in realtà per anni, proprio con grandi sforzi, impegno, non solamente a portare il proprio know-how, le proprie conoscenze, ma anche a capire le reciproche posizioni, le reciproche necessità, ad attendere che tutte le parti fossero presenti e a proprio a parlarsi, a comprendere e raggiungere al fine un consenso per trovare proprio la migliore soluzione in termini di qualità e di sicurezza. Ricordo che la norma è stata elaborata anche in stretta sinergia con le linee guida del Centro Nazionale dei Trapianti, a dimostrazione proprio di come quando vengono coinvolte tutte le parti su un tavolo di lavoro, queste possono supportarsi e collaborare per una soluzione che sia utile per il mercato. Diamo uno sguardo veloce ora al programma del webinar. A breve lascerò la parola alla dottoressa Elena Bravo dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché anche membro del gruppo di lavoro che ha elaborato questa norma, e ci parlerà del valore aggiunto della norma UNI nel contesto del biobanking. A seguire vi sarà l'intervento dell'ingegner Cortellini, anche lui membro del gruppo di lavoro, che spiegherà invece i requisiti di realizzazione e di sicurezza di una sala criogenica. Ed infine la dottoressa Lombardini del Centro Nazionale Trapianti, che anche lei ha partecipato come esperta nel gruppo di lavoro che ha elaborato questa norma e che ci farà comprendere le sinergie tra la norma UNI e le linee guida del CNT. Al termine ci sarà appunto un tempo dedicato alle vostre domande. E lascio ora la parola alla dottoressa Bravo dell'Istituto Superiore di Sanità per il suo intervento. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, ringrazio la dottoressa Novali per il gentile introduzione e appunto vado a presentarmi in questo evento che è dedicato alla presentazione, introduzione alla norma e nell'ambito della quale io mi dedicherò ad un intervento estremamente introduttivo della norma stessa. Dato che svolgo l'attività di ricercatore da molti anni, indubbiamente la mia probabilmente presentazione risentirà di questo, diciamo, ruolo che ho svolto per tanti anni. La norma UNI 11.827 è stata appena pubblicata nel settembre del 20 di questo anno e il suo titolo è Sala criogenica con sistema automatizzato di rifornimento di azoto,
progettazione, realizzazione e collaudo. Un titolo lungo, ma che diciamo è stato voluto esaustivo per cercare di comprendere già dal titolo il massimo dei contenuti che questa diciamo che lo scopo di questa norma si proponeva. Io mi permetto di partire appunto sotto quest'ottica un po' travisata di ricercatore, di partire un po' da lontano e da partire dal concetto di conservare. A tutti noi sarà corso nella vita che di capire che conservare non è mettere via, è mettere un abito a cui teniamo in uno sgabuzzino non sgualcito, in un angolo, magari non sarà proprio esattamente quello che intendevamo conservare, ma conservare è cercare di mantenere le caratteristiche iniziali di tutto quel valore che noi vogliamo conservare. Quindi io direi che conservare equivale per prima cosa a mantenere in condizioni controllate, idonee a quel tipo di materiale, e quindi la prima riflessione che dobbiamo fare quando vogliamo svolgere questa attività di conservazione è di non risolverla con la metto in tale posto, ma cercare di comprendere sempre se quello che stiamo facendo è adatto. Le modalità quindi di conservazione variano con il tipo di materiale che si vuole conservare. Un caso specifico, abbiamo visto quanti problemi della conservazione possono essere importanti, abbiamo visto anche recentemente con il vaccino del SARS-CoV-2. Qui si è trattato di capire che la conservazione dell'efficacia di questo vaccino poteva essere mantenuta solo in determinate condizioni di temperatura, e questo ha imposto, come abbiamo visto, una serie di soluzioni logistiche, strutturali e pratiche che non sono state sempre di facile, e di costi che non sono state sempre di facile risoluzione. La crioconservazione, come dice il nome stesso, è una conservazione attraverso il freddo, la adoperiamo comunemente per i nostri materiali di ricerca o per i nostri cibi, e qui non a caso ho riportato due esempi di malconservazione, cioè appunto perché il materiale biologico, i nostri farmaci, i principi attivi, ciò che mangiamo, sono tutti soggetti a una rapida e naturale deterioramento, e quindi questo deterioramento avviene in maniera molto precoce e modifica le proprietà di quel materiale che aveva all'inizio. Quindi questo deterioramento fisico, chimico, biologico, di qualsivoglia tipologia, altera il risultato di qualsivoglia uso di ricerca alimentare, clinico, sviluppo, applicazioni di mercato che si voglia intraprendere su tale materiale. Quindi questo è un concetto che è ovvio, ma non sempre tanto ovvio, e dobbiamo riflettere. Nel campo della ricerca, per esempio, non solo è importante il materiale biologico che useremo per la ricerca e per lo sviluppo, ma anche per quello che useremo come reagente. Io che ho lavorato tanti anni con prodotti lipofili altamente insaturi, devo ritenere che appunto se non mantenevo bene il mio reagente non ne avrei mai potuto testare l'efficacia. Di genere, in maniera così, la crioconservazione è definita con una temperatura molto bassa, temperatura minore di 100 gradi, ma quindi è importante però che invece trasferiamo una definizione di temperatura criogenica in ogni contesto in cui noi ci stiamo muovendo. Tornando invece a questa nostra norma, ci dice che userà come sistema per il raffreddamento l'azoto liquido, che è il fluido criogenico maggiormente utilizzato al momento per la crioconservazione. E la bontà, diciamo così, di questo gas, che è dell'azoto liquido, quando è allo stato liquido, è che le sue temperature sono molto molto basse. All'interno di un contenitore criogenico che è altamente coinventato, sono dei fattori costruttivi affinché questo liquido si mantenga in equilibrio con i propri vapori, e la conservazione, a seconda del tipo di contenitore che noi, può essere fatta sia nei vapori di azoto sia nel liquido criogenico stesso. Ci rendiamo conto che un liquido che ha questo tipo di temperature presenta appunto dei problemi di sicurezza, sia dovuti
essenzialmente alla sua bassa temperatura e quindi alla sua capacità di provocare ustione, ma è anche l'azoto, che è presente per il 79% circa anche nell'aria che respiriamo, ha anche un altro fattore che pone a rischio la nostra salute. Quando aumenta troppo di percentuale nell'aria che respiriamo, praticamente ci provoca uno stato, ci può portare a morte per asfissia senza darci dei sintomi. Evidenti, e questo appunto è dovuto al fatto che l'aria si viene ad arricchire di azoto e si va in sottossigenazione. Quindi i problemi che pone la mobilitazione, l'uso, le attività con l'azoto liquido, problemi di sicurezza sono molteplici. Nella nostra norma la bassa temperatura è definita nell'ambito della norma come una temperatura minore ai 140 gradi ed è una definizione tratta dal compendium dello IUPAC. È anche riportata la definizione di sala criogenica come un insieme della struttura, componenti ed impianti a servizio destinati alla conservazione alle basse temperature di materiale biologico e o molecolare mediante un sistema automatizzato di rifornimento di azoto liquido. Questa è la definizione che troverete di sala criogenica e di bassa temperatura all'interno della norma. Va subito sottolineato che il termine sala criobiologica o sala criogenica, ai fini di questa norma, sono esattamente equivalenti. Quali sono le modificazioni che hanno appunto, come ha introdotto la dottoressa Novale, le sollecitazioni che sono giunte all'Uni affinché si portasse a termine una norma su questo argomento? Perché prima di tutto si è voluto identificare la sala criogenica come un elemento infrastrutturale a sé stante, che però include i suoi vari componenti, cioè evitare la frammentarietà, cioè evitare quel modo di pensare che la linea criogenica abbia dei suoi criteri e che vadano seguiti, ma che questi vadano collegati ai contenitori criogenici, ma per esempio non includere nel concetto il serbatoio che distribuisce l'azoto stesso e così via. Cioè quindi dare una unicità a degli elementi che fino a quel momento erano stati frammentari. Le motivazioni era anche cercare una norma che ponesse a sistema tutti i requisiti per gli strumenti che la sala stessa appunto contiene, che possano garantire una gestione controllata, monitorata e registrata delle attività che si svolgono relativamente all'azoto liquido nella sala stessa. C'era un'esigenza forte, nata dall'esperienza dei costruttori, dei realizzatori delle sale, di favorire una realizzazione messa in opera spedita ed efficiente, in quanto appunto sulla base dell'esperienza che veniva riportata dai costruttori, la mancanza di una norma di riferimento faceva sì che ci fosse un rallentamento nella costruzione e messa in un'opera rapida della infrastruttura che veniva creata. D'altra parte, il committente molto spesso aveva realizzato che nella fretta o necessità di rispettare determinati tempi dettate dalle più diverse esigenze, praticamente si ordinava una specie di kit di sala criogenica chiave in mano, che poi effettivamente non rispondeva a tutte le sue esigenze, in quanto queste non erano state progettate fin dall'inizio. Come abbiamo detto, c'era una necessità di aumentare gli standard di qualità e di sicurezza di tutte le attività connesse alla conservazione in azoto liquido e vapore quando queste vengono automatizzate, e poi porre, e questo torneranno molto più dettagliatamente gli interventi che seguiranno, porre a sistema sia una qualificata letteratura che era stata sottoposta ad una esperienza sul campo in alcuni settori molto lunga e molto proficua. Quindi praticamente c'era quella necessaria esperienza
che appunto è necessaria per costruire una norma. Una norma. Gli obiettivi quindi che sono stati raggiunti sono quelli di avere dei requisiti univici e di riferimento per la realizzazione di sale criogeniche. Aver traslato l'attuale conoscenza ed esperienza sui documenti che poi vedremo e dei settori che poi appunto seguiranno in una norma unica, una norma italiana quindi, una norma che è efficace sul territorio nazionale. Impostare requisiti versatili in funzione della destinazione d'uso. Cioè, i requisiti posti nella norma sono stati attentamente selezionati per far sì che tutti quelli necessari a garantire sicurezza fossero veramente dei requisiti. Ma laddove un requisito diventasse funzionale e dipendente dall'uso che si vuole fare di quella sala, poiché gli usi sono versatili, di lasciarli in qualche maniera non definiti, perché appunto poi vedremo meglio. Vorrei portare l'esempio. Un esempio è quello dell'azoto medicale. Molte sale criobiologiche si trovano all'interno di istituti che adoperano l'azoto, per esempio, medicale per i loro usi. In questi casi, oppure ci sono appunto le sale criobiologiche destinate ad uso che conservano materiale per uso terapeutico e quindi sono diciamo, legate per legge a conservare in azoto medicale. Ma sappiamo altrettanto bene che, che molti istituti di ricerca hanno necessità di mantenere e di utilizzare l'azoto liquido per i loro sistemi di crioconservazione, ma non hanno un obbligo e non c'è la necessità di usare azoto medicale. Ed infatti questo tipo di requisito non viene inserito nella norma e questo appunto dà una certa versatilità che permette di costruire delle sale criogeniche adatte agli usi che il committente ne vuole fare. Abbiamo posto tutti i requisiti di tutte le varie componenti dell'infrastruttura in un'unica norma per evitare quella famosa frammentarietà di cui parlavo e quindi il rallentamento della realizzazione, in quanto appunto frammentare i vari componenti molte volte significava anche frammentare le varie costruzioni e tutto ciò in un flusso che non sempre era armonico e fluido. Abbiamo detto che questa norma è sulle sale criogeniche e sulla infrastruttura, però, e quindi fa sì che abbia questa infrastruttura la necessaria sicurezza, ma permette anche un'appropriata gestione del processo di conservazione. Ha inseriti anche degli appunto elementi del pathway per la realizzazione, perché nel corso dei lavori era stato sottolineato dall'esperienza dei realizzatori la necessità di avere un pathway, di un flusso di attività che si seguissero nel tempo che facilitassero la realizzazione di queste infrastrutture. Ora è chiaro che qual era lo scopo però primario di queste sale criogeniche è mantenere un costante livello dei livelli di azoto all'interno dei contenitori criogenici per mantenere i campioni e le sostanze conservate costantemente alla giusta temperatura. E questo in un sistema che è stato previsto permette anche delle adeguate registrazioni delle condizioni di conservazione nel tempo. Del gruppo di lavoro e delle sue caratteristiche ne ha già parlato ampiamente la dottoressa Novali. Io volevo proprio sottolineare che è come fosse importante la presenza degli stakeholder e portatori dei diversi interessi, ma anche multidisciplinare nelle competenze, perché le competenze proprio tecniche sono altrettanto necessarie. In questo lavoro è altrettanto importante la necessità, la volontà, il desiderio, la motivazione a cercare di trovare dei compromessi che vadano a migliorare le attività, per esempio, sia del settore pubblico che del settore privato, sia degli stakeholder, intesi come coloro che realizzano la sala e coloro che invece la commissionano. Dobbiamo ringraziare che la segreteria
dell'Uni ha sempre offerto una, diciamo, ha sempre sottolineato la possibilità di avere sinergie tra i vari settori. Questo è l'indice della Uni 11.827 e io mi soffermerò due minuti di più sopra gli elementi al punto 1, 5 e 6 della norma. Il primo, dopo l'introduzione, c'è uno scopo e campo di applicazione. Poi c'è il secondo capitolo, i riferimenti normativi, termine, definizione e sicurezza. E queste prime quattro sappiamo bene che si riferiscono alle diciamo, quattro capitoli quasi classici di tutte le norme. Poi abbiamo nel capitolo 5 componenti e sistemi della sala criogenica e nel capitolo 6 la progettazione e requisiti per il serbatoio fisso. Il capitolo 7 e 8 sono dedicate direttamente alle apparecchiature connesse alla linea criogenica e i sistemi di supervisione e automazione di tutti questi elementi. Ci sono poi delle caratteristiche che riguardano la struttura e gli impianti accessori, l'installazione e collaudo. E, scusate, collaudo fa parte del capitolo 11, la consegna e accettazione e la messa in servizio. Inoltre ci sono dei annessi non normativi che però aiutano enormemente nella verifica delle caratteristiche della sala e che sono ausiliari all'applicazione della norma. Allora, qual è diciamo, lo scopo scritto nella norma di questa norma? È la progettazione, realizzazione e collaudo di una sala criogenica con sistema automatizzato di rifornimento di azoto. Allora, questo è anche un punto determinante. Tutte quelle sistemi che diciamo, non fanno uso di un sistema automatizzato di rifornimento di azoto sono esclusi dalla norma, non vengono presi in considerazione. Ma si riferiscono a quando esiste un sistema che centralmente ha un serbatoio fisso di distribuzione dell'azoto, questo azoto liquido viene distribuito attraverso una linea criogenica ai contenitori criogenici. La norma si riferisce sia a nuove realizzazioni o modifiche di quelle esistenti e questo anche è un parametro importante perché sappiamo bene che molto spesso diciamo, la crioconservazione nei vari enti ed istituto non parte da zero ma c'è una situazione base di cui è importante tenere conto. E la norma include tutti i componenti, tutti gli impianti al servizio della sala criogenica, che sono quelli che abbiamo appena elencato, e cosa che io ritengo molto importante, ritiene appunto, ingloba in questa visione unica anche la struttura e gli ambienti fisici che ospitano la sala e i suoi componenti, cioè la norma include anche requisiti per l'ambiente nel quale sia interni ed esterni necessari alla realizzazione della sala. Appunto gli impianti che poi servono per il funzionamento della sala e include anche le attività di consegna, di accettazione e documentazione della quale il committente dispone prima della messa in servizio. Questo punto è appunto come si riferisce a quel famoso flusso che si vuole creare nelle attività di realizzazione affinché avvengano in maniera nel modo più fluido possibile e nel modo più, diciamo, già delineato dalla norma stessa. Si esclude dallo scopo i componenti non collegati permanentemente alla linea criogenica, quindi laddove abbiamo dei meno 80, dei contenitori criogenici o dei contenitori diciamo diversi, criogenici diversi, che non sono collegati a questa linea criogenica, questi non sono i requisiti per questa parte non sono inclusi nella norma. Così, come abbiamo detto, non sono inclusi i meccanismi, diciamo, quei contenitori che richiedono un riempimento manuale proprio perché non sono collegati alla linea criogenica e soprattutto ricordiamoci che non contiene requisiti di gestione, identificazione e tracciabilità del materiale conservato. Quello che vogliamo dire è che però con un sistema di automazione e supervisione che è previsto
all'interno di questa norma, è più facile avere a disposizione alla fine una sala criogenica che permette la gestione di questi processi in maniera più semplice, ma i requisiti per la gestione, dato che appunto sono legati all'uso che si vuole fare di questa sala, non sono inclusi. Infatti una scelta è stata quella, come ho detto all'inizio, di definire i parametri che definivano la sala, ma non di andare nel merito degli usi che si possono fare di questa sala. E questo appunto ne permette una versatilità di utilizzo in vari settori, come vedremo meglio. Questo è appunto, diciamo, un elenco di diciamo, più diciamo, riportato al punto 5 di ciò che di quali sono i componenti e sistemi della sala e quali sono invece i sistemi impianti a servizio. Lì sentiremo riparlare molto nel dettaglio, per cui non vado nel dettaglio. Quello che ci tengo a sottolineare, anche per avere che un'idea, sottolinea gli requisiti, sono appunto l'ambiente fisico, il serbatoio criogenico di distribuzione, la linea criogenica di distribuzione, i contenitori, le apparecchiature permanentemente collegate alla linea, i sistemi impianti a servizio. I sistemi impianto sono ulteriormente definiti in questa ai punti A ed F di questo elenco. Non sfuggirà a nessuno che il sistema di supervisione e automazione, così come l'impianto di monitoraggio ambientale e di ventilazione, nonché il sistema di controllo degli accessi, sono estremamente pertinenti ed importanti per quello che riguarda la sala criogenica. E torneremo. Qualche minuto io lo vorrei dedicare ad un capitolo, quello della progettazione, che io trovo estremamente interessante. E, ho accennato alla criticità che molte volte quando si programma un qualcosa non si pensa a tutti gli elementi che bisogna tenere in considerazione, così che molte volte sulla base dell'esperienza del costruttore il committente viene a ritrovarsi una sala criogenica che però non soddisfa completamente le sue esigenze, perché è chiaro che la situazione di partenza di qualsiasi diverso ente pubblico o privato nel quale si vuole realizzare una sala criogenica è estremamente complesso e diversificato. Quindi in questo capitolo di progettazione si fa un elenco che non sarà esaustivo, ma è comunque stimolatore di tutti quanti quegli elementi necessari che il committente deve dare al chi deve fare la progettazione, affinché la progettazione sia idonea allo scopo per la quale viene costruita per il committente. E quindi sono riportati tutta una serie di parametri che potremmo sintetizzare. Vengono richieste le specifiche tecniche dei locali esterni e interni che sono destinati alla costruzione della sala, sono il posizionamento degli accessi, il posizionamento delle scale, che piano si trova, ecco, diciamo tutta una serie di requisiti devono essere dati. Deve essere importante la destinazione di uso e la corrente situazione in quel determinato ente, se ha già dei contenitori criogenici che vuole adattare, se li mette tutti nuovi, se invece si tratta di situazioni che conservano una tipologia di materiale unico con un uso piuttosto di routine, quindi con un certo numero stabilizzato di numeri di campioni per giornata, per settimana, per mesi, o se invece le tipologie di materiale sono diverse e la quantizzazione del tipo di lavoro non è omogeneo nel tempo. Se il materiale è sempre lo stesso e richiede sempre lo stesso contenitore o richiede contenitori diversi, se ci sono delle una necessità di riconoscere vari sistemi già in atto
di riconoscimento dei campioni. Ecco, diciamo, tutti questi elementi, si dà un elenco affinché il committente sia facilitato a dire tutti gli elementi che possano permettere a chi progetta di progettare qualcosa che sia veramente utile allo scopo per cui è fatto. Qui questo capitolo, quindi, secondo me è importante perché permette al committente, lo facilita nell'individuazione delle proprie necessità, gli permette una verifica e permette a chi progetta una verifica anticipata dei requisiti per la realizzazione. Se lo spazio che io ho per, non lo so, viene purtroppo per i fatti recenti di cronaca in mente, non ho uno spazio idoneo per il serbatoio esterno di azoto, il progettista mi dirà che bisognerà che questo spazio che io ho pensato non è idoneo e quindi verranno trovate delle soluzioni alternative. Quindi questo permette una progettazione puntuale delle esigenze del committente. La verifica dell'idoneità ai locali interni e esterni è solo uno delle attività che permette questa definizione di parametri, permette anche il calcolo corretto del dimensionamento del serbatoio e della linea criogenica. In funzione dell'evoluzione prevista di questa sala può permettere degli accorgimenti che permettano in un futuro medio breve a breve termine o a medio termine modifiche di un qualche tipo. Permette le previsioni di fonti di riserva per alimentare la linea criogenica con azoto liquido in caso di emergenza e permette soprattutto di pianificare un sistema di supervisione, automazione, di monitoraggio ambientale, di ventilazione e di sicurezza che siano idoneo all'uso che voglio fare di quei campioni e di quel materiale. Permette un adatto, questa diciamo una progettazione adeguata, permette un posizionamento adeguato e controllo degli accessi e soprattutto permette l'inclusione di speciali esigenze che ha il committente, cioè il committente potrebbe avere l'esigenza di volerci inserire delle strumentazioni che è già in possesso e così via. Quindi io ritengo che questo capitolo sulla progettazione sia estremamente utile sia al progettista che al committente per avere una sala criogenica funzionale a noi. Questi minuti finali della mia presentazione invece li volevo dedicare quali sono i settori che fanno uso delle sale criogeniche. Beh, sono i più vari, sono tutte le biotecnologie. Le biotecnologie sono talmente varie che è difficile trovare una definizione semplice ed esaustiva. Io sono tutte quelle tecnologie che usano materiale biologico e che sicuramente negli ultimi anni a fianco dei processi biotecnologici classici, quali potevano essere la fermentazione, sono praticamente aggiunti moltissimi altri campi di ricerca che vanno dagli acidi nucleici alla proteina, alle molecole, alla farmacologia, ingegneria delle cellule, ingegnerizzazione delle cellule e tessuti che con le recenti forbici e molecolari stanno subendo un incremento e innovazione accelerata. Sono dei processi, appunto, nuovi processi delle biotecnologie, i vettori RNA, i vaccini, la bioinformatica, la nanobiotecnologia. Io qui ho utilizzato la definizione dell'OECD del 2006, i campi possono eventualmente solo ad aumentare, possono solo essere aumentati e non diminuire. Comunque questi settori sono praticamente tutti in espansione e in generale possiamo dire che quando questo materiale è utilizzato per ricerca e sviluppo, molto spesso, anche se può essere conservato bene a meno 70 o meno 80 gradi centigradi, la sua conservazione a temperature inferiori ai meno 130 gradi ne garantisce una conservazione della qualità nel tempo migliore e quindi garantirà anche che i risultati che si faranno su questi materiali nel tempo, sia per la ricerca che per lo sviluppo, saranno più
saranno più solidi. Io qui ho voluto riportare ancora una volta che le imprese poi sul campo che possono fare uso e hanno bisogno di una crioconservazione possono essere dai più vari e quindi accanto alla biomedicina, biodiversità, chimica e farmaceutica alimentare che vengono facilmente in mente, ricordiamoci ci sono altre, molte altre industrie che possono diciamo aver necessità di questo tipo di infrastrutture o tecnologie. Io in particolare vorrei fare un cenno alla UNI-EN ISO 20387, che è la norma per accreditamento per il biobanking, che è una norma armonizzata nel 2020 e che praticamente si riferisce alla conservazione del materiale biologico per ricerca e sviluppo. Il capitolo 6 di questa norma, per esempio, è totalmente dedicato alle risorse che necessitano la biobanca per poter poi arrivare ad un accreditamento e soddisfare i requisiti di norma. Nel capitolo 6 ci sono ben due sottocapitoli, quello dedicato alle strutture, aree dedicate e condizioni ambientali e alle attrezzature, nel quale sicuramente la reattuazione, la realizzazione di una sala criogenica a norma 11.827 può aiutare la gestione di queste e il soddisfacimento di questi requisiti. Non vorrei andare nel termine, ma vorrei porre un esempio nel caso in cui la norma dice che ogni condizione ambientale deve avere dei parametri che la definiscono e deve avere anche delle definizioni dei criteri. Se per esempio prendiamo in considerazione il parametro dell'ossigenazione, appunto, il parametro che la definiscono è la concentrazione di ossigeno e la definizione è il limite accettato di ossigenazione. Bene, la norma ci dice che per ognuno di questi parametri che noi avremo lo dovremo mettere a punto, misurare, controllare che questa misura rientra nel parametro, venga controllata e mantenuta per sempre e soprattutto avere delle registrazioni. Ecco, una sala criogenica che è realizzata secondo questi criteri sicuramente facilita la realizzazione di tutti questi punti. E con questo io avrei concluso, vi ringrazio e passerei direttamente la parola al dottor Cortellini. Allora. Allora, buongiorno a tutti, anzi direi più buon pomeriggio visto l'orario post pranzo, però insomma l'argomento è decisamente rilevante e quindi sicuramente in grado di tenerci viva l'attenzione in questa mezz'ora. Ringrazio chiaramente la dottoressa Novali e l'Uni, ringrazio la dottoressa Bravo e vorrei ringraziare anche e tutta la parte industriale del gruppo di lavoro di cui mi faccio portavoce in questo intervento, ma diciamo è stato un gruppo costituito da molti players, ognuno dei quali ha portato le proprie istanze e la propria esperienza, la propria professionalità e la propria competenza per poter giungere finalmente a questa norma di cui mi permetto di dire si sentiva veramente, veramente la necessità. In questa mezz'ora parleremo della struttura della norma, ma della parte relativa alla composizione, all'architettura della sala criogenica, quindi di quali sono i componenti che concorrono alla realizzazione della sala e di come questi componenti non solo concorrono a fare quello che ci serve, ma soprattutto di come lo facciano in sicurezza, quindi garantendo quegli standard di sicurezza che ci permettono, scusate la ripetizione, di fare le cose fatte bene anche e soprattutto da un punto di vista ovviamente di sicurezza. E già la dottoressa Bravo prima di me e soprattutto diffusamente anche la dottoressa argomento, però un telegrafico
diciamo, intervento, una slide veramente una su da dove siamo partiti, perché in realtà non è che non ci fosse proprio il vuoto assoluto prima di questa, anzi, viva Dio, ci sono insomma della documentazione, ci sono degli standard internazionali, c'è una delibera della regione Lombardia. Però diciamo il grosso boom che hanno avuto le biobanche negli ultimi 15, direi anche 20 anni, ha fatto sì che a un certo punto, poco meno di una decina d'anni fa, i vari soggetti coinvolti in questo settore sentissero un po' la necessità di dotarsi di una serie di strumenti comuni, di un filo comune che potesse condurre dall'idea di sala alla sua costruzione e fino anche alla sua verifica e al suo controllo successivo. E nascono così le linee guida di Assocastecnici, che è l'associazione di categoria che include i produttori e i distributori di gas medicinali e tecnici, e poi le linee guida del Centro Nazionale dei Trapianti, di cui ripeto parlerà espressamente dopo la dottoressa Lombardini. Queste linee di guida di Assocastecnici, diciamo, sono state un po', come si diceva anche prima, la parte promotrice di questa norma. Perché? Perché storicamente, essendo ovviamente l'azoto l'elemento trainante di questo tipo di ambienti, chiaramente sono sempre stati i cosiddetti produttori di gas che si sono occupati anche della realizzazione di queste banche. E allora perché? Che necessità c'era di una norma UNI se avevamo già degli strumenti che comunque avevamo anche ad avere? Beh, per chi ha tempo, voglia, insomma, la risposta di carattere generale è nel regolamento europeo. Dottor Cortellini, mi scusi, mi segnalano dei problemi di audio, quindi le chiedo gentilmente di rimanere fermo e più vicino, sì. Magari ci potrebbero essere dei problemi di rete, per cui magari l'audio va e viene. Mi sentite? Grazie, vediamo, ok, grazie. Ok, dicevo che la necessità di una norma UNI, qual era, diciamo, visto che già avevamo degli strumenti. Ripeto, c'è un regolamento europeo che tratta l'argomento della normazione in maniera molto dettagliata. Per quello che diciamo interessa a noi in questa fase è il fatto che la normazione, oltre che ovviamente dare un grosso contributo da un punto di vista di sviluppo tecnologico e di diffusione della conoscenza, che cosa fa sostanzialmente? Opera in maniera veramente molto forte da un punto di vista del veramente un intervento di grande impatto su questo tema. Così. Non riusciamo ancora a sentirla. L'audio va e viene. Dovrebbero essere le sue cuffie? Ha degli auricolari? Gli auricolari, però, mi sentite? Va e viene, quindi riproviamo. Grazie. Okay. Stavo parlando del fatto che la norma in quanto tale rafforza molto il concetto di sicurezza, sia agendo sulla sicurezza dei beni che sia agendo sulla sicurezza dei lavoratori. E questo come si esplicita, diciamo, nel nostro caso, nel fatto che la norma, diciamo, agisce sui due capisaldi della sicurezza biologica, che sono da un lato la sicurezza dei campioni biologici e da un lato ovviamente la sicurezza del personale. Inteso veramente nel senso più ampio del termine, cioè non solo chi lavora costantemente nella sala, quindi tecnici, biologi, dottori, ma anche chi interviene magari in maniera estemporanea e periodica, magari penso al personale addetto alla manutenzione piuttosto che al personale addetto alle pulizie. Ovviamente il concetto di sicurezza in questo tipo di ambienti è strettamente legato a, come abbiamo detto, all'elemento cardine delle sale criobiologiche che è il nostro amico azoto. Perché? Perché l'azoto in realtà da un lato funge da elemento di sicurezza, perché la presenza dell'azoto è elemento di sicurezza imprescindibile per i campioni biologici, però dall'altro la sua presenza è elemento di insicurezza, direi, di grosso rischio per il personale operativo. E quindi la norma che cosa fa? Bilancia, ovviamente,
all'interno di un discorso più ampio di gestione del rischio che riguardano anche ovviamente i rischi più disparati presenti, rischio biologico, rischio elettrico, però diciamo focalizzandosi sulla parte relativa all'azoto, ci dice come questo ha impatto su questi due aspetti e come diciamo riusciamo a tenerlo sotto controllo. Questo perché se da un punto di vista, ripeto, della sicurezza del materiale biologico, l'azoto è una risorsa e deve esserne garantita la presenza per contrastare l'innalzamento della temperatura, che è il problema. E di fatto questo introduce invece due problemi rilevanti, che sono quelli diciamo connessi con la sicurezza degli operatori e che sono legati appunto alla presenza di azoto in questo tipo di ambienti. Mi scusi, ma continuiamo a non sentirla. Aspettate che provo a cambiare cuffie. Vediamo se siamo più fortunati. Mi sentite adesso? Sì, speriamo. Prego. Ok, speriamo. Allora, cercherò di andare rapido. E dicevo, il problema principale ovviamente è proprio legato alla natura stessa dell'azoto. L'azoto, se vediamo le schede di sicurezza, è uno degli asfissianti per eccellenza. Però diciamo che l'azoto è una parte fondamentale dell'aria che respiriamo, quindi diciamo noi già assumiamo 8 componenti su 10 quando respiriamo. Il problema è non tanto il fatto che noi assumiamo azoto più del dovuto, il problema è che essendo una miscela l'aumento dell'azoto si porta dietro una diminuzione dell'ossigeno, che è quello che invece a noi interessa, ed è questo il motivo per cui noi rileviamo negli ambienti la percentuale di ossigeno, perché è quella che interessa e ci interessa che non scenda sotto un certo valore. Già la norma ci dice che il 19% già è una condizione che deve essere considerata di allarme. Un altro problema invece è relativo, un altro rischio, l'altro rischio importante è legato invece a una condizione nella quale noi costringiamo l'azoto a stare perché ci fa comodo, ed è la condizione di liquido. Perché ci fa comodo? Perché in questa condizione, alla pressione atmosferica, l'azoto, che normalmente è gassoso, si trova invece a una temperatura molto bassa, come diceva la dottoressa Bravo, quasi circa 196 gradi sotto zero. E questo però determina il fatto che non solo l'azoto lui, ma anche tutte le superfici che si trovano a contatto con questa temperatura criogenica si trovano alla stessa temperatura, quindi le pareti interne dei contenitori, la parte scoperta delle linee di azoto, e quindi sono fonte purtroppo di possibili ustioni. Ora la norma, diciamo, la struttura l'ha già diciamo, illustrata la dottoressa Bravo. Quello che diciamo è oggetto di questo intervento sono sostanzialmente questi due paragrafi, quello che afferisce alla sicurezza e quello che afferisce ai componenti. Quindi vediamo, diciamo. Mi spiace, ma sentiamo sempre male. Senza auricolari non gli è possibile? No, perché mi spiace che appunto non si riesce bene adesso a sentire le sue spiegazioni. Vorrei che fosse la linea. Adesso mi sentite? Sì, proviamo ancora, grazie. Proviamo così, vediamo se siamo più fortunati. E dicevo insomma della parte di sicurezza e della parte dei componenti. Allora, da un punto di vista di sicurezza, ovviamente tutti diciamo ormai siamo un po' esperti del settore. In realtà poi il termine sicurezza, ahimè, è un po' un termine anche un po' ottimistico e utopistico, perché insomma è un sostantivo che sembra un po' richiamare una certezza, un'assolutezza che purtroppo ai noi non è del campo di quella che invece più realmente è la tutela della salute. E quindi diciamo, più che il sostantivo sicurezza, chi si occupa di questi aspetti
ripeto, fondamentali e nello stesso tempo molto complessi, utilizza più il termine rischio, che è molto più calzante perché è un termine che purtroppo, diciamo, fa riferimento a delle misure che ci possono aiutare a diminuirlo, anzi che devono essere poste in atto per diminuire l'impatto del rischio, ma che però purtroppo ai noi non può essere mai azzerato. Però quello che si può fare è lavorare per valutare correttamente e gestire correttamente questo rischio fino a portarlo a un livello accettabile. Chiaramente questo poi va da sé che non bisogna fermarsi, ma bisogna anche gestire e ovviamente utilizzare e chiaramente mantenere questi ambienti, sempre mantenendoli con questa logica di gestione del rischio. Veniamo quindi a quella che è la struttura che la norma identifica per sala criogenica. Chiaramente questa è la norma, diciamo, questa è la struttura identificata e che ricade all'interno. Altre tipologie necessitano appunto di analisi del rischio e gestione del rischio. Sì, mi scusi, chiedo per favore ai partecipanti di non utilizzare per cortesia la parte chat, perché abbiamo capito che l'ingegner Cortellini ha dei problemi di audio. Quindi o interrompiamo un attimo la presentazione, passiamo al relatore successivo, perché altrimenti mi spiace che si sente veramente molto male, cioè l'audio va e viene, quindi cerchiamo di risolvere un attimino questa cosa, magari interrompiamo un attimo la presentazione, passiamo al relatore successivo e riprendiamo come preferisce, perché non riesco molto... Posso provare a disconnettermi e riprovare più tardi. Purtroppo se ci sono problemi di connessione non posso fare granché, posso solo provare altrimenti a chiederle di disattivare la sua presentazione, quindi lo schermo, e vedere se parlando senza lo schermo magari le cose migliorano. Proviamo, dovrebbe spiegarci così. Vediamo, allora, proviamo prima in questo modo, grazie. Allora, provo a disattivare il video. Ecco così, okay. Proviamo un attimo. Vediamo se miglioriamo. Allora, stavamo dicendo della configurazione della sala criobiologica come è definita dalla norma. Quindi abbiamo, diciamo, la struttura che poi è, diciamo, l'involucro della sala. Il serbatoio criogenico fisso, che è l'elemento che, diciamo, conserva lo stoccaggio principale dell'azoto che poi viene, diciamo, travasato nei contenitori e nelle altre apparecchiature. La linea criogenica che consente questo travaso appunto dal serbatoio principale agli elementi interni, e poi tutti i sistemi e gli impianti diciamo a corollario che gestiscono la sala e che ne mantengono, diciamo, in funzione i vari automatismi e le varie, diciamo, garantendo le performance appunto della sala. Questa è una figura che è presa dalla norma, è un po' un diagramma un po' tecnico, però, diciamo, al di là del diagramma in sé, quello che mi preme, diciamo, sottolineare, ecco, che esiste un grosso serbatoio di stoccaggio di azoto liquido, esiste una tubazione che, diciamo, parte dal serbatoio che entra dentro la sala e che alimenta le apparecchiature. Tutto, diciamo, come un po' un deus ex machina, si trova un sistema che vedremo tra poco di gestione, di monitoraggio dell'ambiente, che supervisiona un po' tutto e in base a quello che succede in maniera automatica prende delle azioni. Questa è un po' un rendering di una sala, vedete il grosso bombolone, vedete la tubazione che entra, alimenta e eventuali ulteriori apparecchiature come congelatori meccanici, e all'esterno un sistema di controllo in una sala che permette di, appunto, di supervisionare quello che accade all'interno. Cominciamo dal grosso bombolone, passatemi il tempo proprio. E
Non è solamente il serbatoio in sé, il serbatoio è costruito, diciamo, secondo le norme stabilite dalle direttive europee in materia di regime antipressione, quindi sappiamo già che è costruito bene, passatemi un po' semplicistico, però deve essere anche installato ovviamente bene, quindi deve essere garantito che sia, diciamo, a cielo aperto, in una piazzola, in un'area di dimensioni adeguate, e questo per consentire appunto agli operatori di muoversi, diciamo, in sicurezza intorno al serbatoio. Chiaramente l'area deve essere segregata per evitare urti e manomissioni, e questo per evitare anche magari atti di vandalismo che possono compromettere la sicurezza del materiale. Deve essere dotato, e questo lo è, dei necessari strumenti di sicurezza e di funzionamento, oltre che di segnalazione. Ad esempio, ha degli strumenti che garantiscono il mantenimento di una pressione adeguata, e questo dà sia un vantaggio in termini di sicurezza per l'operatore che si trova a rifornirlo o a fare manutenzione, ma sia anche del materiale, perché ci garantisce che le apparecchiature interne vengano rifornite alla corretta pressione a cui devono essere rifornite. Chiaramente deve avere una capacità adeguata a garantire l'autonomia che ci indica la norma. E a valle di questo serbatoio esiste chiaramente la tubazione di trasferimento dell'azoto liquido. Questa è una tubazione, diciamo, che il cui scopo principale è quello di spostare il liquido dal serbatoio ai contenitori. Quindi è una tubazione, diciamo, ad altissimo grado di isolamento, tipicamente viene fatta garantendo il vuoto. Ma al di là, diciamo, di questi tecnicismi, l'importante è che sia fatta bene e che sia installata bene. Scusi, proviamo a disattivare le slide e a mantenere la sua webcam aperta, perché ogni volta che interagisce con la presentazione per un attimo si abbassa l'audio e non riusciamo bene a capire. Quindi attivo il video. Proviamo disattivando lo schermo, la condivisione dello schermo, e fa la presentazione senza slide, che caricheremo poi su slide share. Va bene. Vediamo, sperando. Prego. Dicevo, allora, la corretta progettazione e realizzazione della sala, quindi della linea, quindi l'utilizzo di materiali adeguati e ovviamente anche un dimensionamento adeguato che garantisca che effettivamente, se devono caricare più contenitori, arrivi l'azoto a tutti i contenitori. Poi tutta una serie di strumenti di sicurezza posti sulla linea, quindi il fatto che la linea è automatizzata ma sia, diciamo, bypassabile in manuale, il fatto che possiede un elemento per, come dire, mettere a freddo la linea e quindi, diciamo, consentire ai criocontenitori di ricevere solamente azoto in forma liquida, non l'azoto gassoso a temperature alte che si determina nella fase iniziale. Il fatto, per esempio, che siano disponibili tutta una serie di documentazioni, ovviamente tecnica aggiornata, per cui si sa, agendo per esempio su una valvola, effettivamente che cosa si fa. Quindi questa è una sicurezza sia per l'operatore che sa di maneggiare un qualcosa in sicurezza, sia per il campione che l'operatore, diciamo, apre o chiude, come si dice, con grano salis. Ovviamente anche, diciamo, tutta la parte che riguarda l'azoto viene travasato all'esterno, quello che, diciamo, non deve andare nei contenitori, in modo che appunto all'interno della sala azoto gassoso. Dalla linea criogenica, chiaramente l'alimentazione dell'azoto finisce all'interno dei criocontenitori. Questi criocontenitori, per poter interagire in maniera corretta con tutta la sala nella sua completezza, devono possedere al loro interno una certa elettronica, cioè una centralina che ne consenta, diciamo, il riempimento automatico nel momento in cui loro ne hanno necessità. Quindi nel momento in cui, come sapete, il contenitore ha necessità di azoto da solo, perché è giunto a un livello minimo, da solo attiva un riempimento. Quindi chiaramente deve possedere la misura del livello e la misura di temperatura, e oltre a la gestione del riempimento e la capacità anche di
segnalare eventuali anomalie ed eventuali problematiche. Qualora fossero collegati anche dei congelatori meccanici a meno 80 gradi, in quel caso chiaramente il dispositivo deve avere al suo interno un elemento che impedisca l'arrivo di azoto liquido a 196 gradi nei vani contenenti campioni a 80. Diciamo, un po' a supervisionare il tutto c'è questo famoso sistema di monitoraggio, controllo, automazione, che ci aggrada, che il quale, come dicevamo prima, un po' un deus ex machina che riceve come si dice in questi casi, dal campo tutta una serie di informazioni e sulla base di quello che noi gli diciamo di fare, lui attiva tutta una serie di azioni. Ovviamente ci sono allo studio anche, diciamo, passi successivi saranno studi sull'autoapprendimento, sull'intelligenza artificiale. In questo caso però siamo ancora ad elementi che vengono chiamati a logica programmabile, cioè sostanzialmente siamo noi che diciamo a questo sistema: se si verifica una certa condizione, tu fai una certa azione. Però per fare questo ovviamente lui deve, come detto, deve ricevere tutta una serie di informazioni, quindi deve poter controllare quello che succede nei contenitori e garantirne il riempimento. Questo chiaramente a sicurezza sia dell'operatore, che quindi se il riempimento è automatico non deve andare lui diciamo a riempirlo e quindi interagire con l'azoto liquido, sia del materiale, perché il contenitore da solo, quando ha bisogno di essere rifornito, si riempie. E tutta una serie di elementi che concorrono alla sicurezza degli operatori, quindi il fatto di controllare i parametri dei sensori ossigeno, controllare e attivare tutti gli automatismi di sicurezza, quindi su valvole, ventilazione, piuttosto che allarmi ottico-acustici. Queste sono tutte fortissimi elementi di sicurezza per gli operatori. Poi chiaramente c'è tutta la parte relativa al controllo del serbatoio esterno, che ovviamente è importante sia per l'operatore che per il materiale, perché ovviamente sapere quanto azoto c'è nel materiale nel contenitore esterno è importante per garantire l'autonomia. E poi chiaramente anche, come aveva detto la dottoressa Bravo prima, la parte di controllo anche degli accessi, perché in questo modo noi siamo sicuri che chi entra nella sala è solo chi è autorizzato, perché è adeguatamente formato, e non possano entrare magari dei personale inappropriato che possa danneggiare il materiale. Ci sono poi tutti gli elementi ulteriori, accessori, che costituiscono la sala. Ovviamente la norma ha tutta una serie di indicazioni su cosa fare, come fare, in maniera molto dettagliata, e quindi ci dice la struttura, come deve essere fatta, altezze, distanze, dimensioni, quanti sensori ossigeno, dove metterli, a che altezza, l'impianto di ventilazione forzata, quindi quanti ricambi ora, quanti gradi e quanta umidità ci deve essere nell'ambiente, che tipo di logiche di funzionamento, come deve essere fatto l'impianto elettrico e quant'altro. Insomma, questo è molto dettagliato nella norma. La parte poi, diciamo, terminale del documento è, diciamo, lasciato alla parte di prettamente costruttiva, quindi la parte di installazione, la parte di collaudo e poi quella successiva di messa in servizio. E per quanto riguarda la parte di installazione, diciamo, la norma si occupa prettamente dei quattro elementi un po' più, diciamo, specifici rispetto a tutti gli altri impianti, che sono un po' più di carattere generale. Impianti un po' più specifici, i sistemi un po' più specifici, che sono la linea di distribuzione dell'azoto liquido, il sistema di supervisione, i contenitori di azoto e il serbatoio. Per quanto riguarda la linea, noi sappiamo che, diciamo, che è una tubazione un po' particolare, non può essere costruita sul posto, perché diciamo, deve essere oggetto di un'adeguata, soprattutto un pompaggio e un'adeguata costruzione, quindi viene fatta in officina a tronchi e poi viene assemblata sul posto. Quindi questo significa che
da un punto di vista di installazione e di collaudo, diciamo, sono necessarie due azioni: una in officina da parte del costruttore, che quindi si farà carico del verificare che effettivamente la linea sia resistente alla pressione adeguata e che abbia un grado di isolamento adeguato per quello che deve fare, e poi in campo, quando viene montata, che non ci siano delle perdite e che la messa a freddo funzioni correttamente e che quindi l'azoto gassoso, diciamo, venga veicolato all'esterno e venga fatto accedere ai contenitori solamente l'azoto in forma liquida. Il sistema di supervisione viene sostanzialmente programmato prima, però poi sul posto vanno verificate le prestazioni, quindi che effettivamente sia in grado di leggere, diciamo, passatemi il termine, i vari dispositivi che provengono dal campo, quindi gli ossigeni, i contenitori, l'umidità, eccetera, e sulla base appunto di queste letture e di quello che succede faccia, come abbiamo detto, delle azioni, ma che siano quelle corrette. Quindi dobbiamo fare in campo una verifica delle logiche del sistema. Ci sono poi, diciamo, la parte di installazione dei contenitori e del serbatoio, che riguardano appunto la messa in servizio di queste apparecchiature, quindi la parte di il collegamento con la linea azoto, con l'impianto elettrico, con il sistema di supervisione, che il serbatoio abbia un adeguato ancoraggio e quant'altro. Insomma, la norma entra molto nello specifico. Chiaramente tutte queste attività devono essere registrate e, come ci dice poi l'ultimissima parte della norma, quindi i punti 12 e 13, di tutta questa documentazione va tenuta copia da parte del committente per la intera durata di vita della sala criogenica, in modo che sia a disposizione di chiunque subentri successivamente e possa sapere, insomma, cosa è stato fatto e come è stato fatto. La messa in servizio, che è un aspetto chiaramente delicato e col quale concludo il mio intervento, va effettuata ovviamente, diciamo, nella configurazione definitiva, quindi con il serbatoio che sarà poi quello definitivo. Qualora questo non possa essere fatto, diciamo, per i motivi più svariati, la norma ci dice giustamente che deve essere, diciamo, previsto in accordo con il committente, devono essere previste tutte quelle operazioni per mantenere l'integrità dei componenti della sala, in modo che poi, quando venga messa in servizio, la sala sia perfettamente funzionante. Chiaramente poi può essere prevista anche, se è passato del tempo, la ripetizione di eventuali prove, qualora si ritenga, insomma, necessario. E con questo io avrei concluso, mi scuso, insomma, sì, problemi tecnici e Mi spiace molto, ma l'abbiamo sentita veramente male. Che va e viene. Scusi, perché non so neanche la causa, visto che comunque io sentivo benissimo. Infatti, penso che sia lei che abbia avuto problemi di connessione. Non lo so, può darsi. Mi scuso ancora e passo la linea alla dottoressa. Alla dottoressa Letizia Lombardini. Ricordo comunque l'indirizzo email di cristina.novali@uni.com per e quesiti successivi. Prego, dottoressa. Salve, buonasera a tutti, spero che mi sentiate, anche se ho la mascherina. Sì. Perfetto. E vedete anche il mio schermo in modalità presentazione? Sì, benissimo, prego. Perfetto, ok. Allora, buon pomeriggio a tutti. Volevo anch'io in prima battuta fare dei ringraziamenti. Ringraziare l'Uni intanto per la partecipazione al tavolo di lavoro che poi, diciamo così, ha portato alla realizzazione di questo documento e anche chiaramente all'invito a questo webinar. E infine volevo anche ringraziare, come tra l'altro hanno fatto i relatori che mi hanno preceduto, tutti i membri del tavolo con i quali abbiamo interagito per lungo tempo e comunque con l'obiettivo quello di portare appunto a termine un documento che possa essere utile a tutti. Anch'io
alcune cose, alcuni concetti che sono stati, diciamo, già in qualche maniera affrontati da chi mi ha preceduto, li riprenderò, però cercherò di essere veloce in queste parti. Ma in prima battuta vorrei, prima di tutto, anch'io fare un passo indietro. E lo faccio tornando praticamente al 2004, e cioè quando praticamente è stata emanata la prima direttiva europea 23/2004. Da quell'anno il Centro Nazionale Trapianti ha iniziato un percorso di ispezioni presso gli istituti dei tessuti e qualche anno dopo, nel 2007, alle unità di processazione che afferiscono ai programmi di trapianto di staminali emopoietiche. Ispezioni che appunto prevedevano anche la verifica e la valutazione della sala criobiologica, che era appunto in qualche maniera collegata al laboratorio dove i tessuti e le cellule venivano appunto manipolati. E già da queste diciamo prime verifiche ci siamo resi conto che talvolta vi era una scarsa o non completa consapevolezza dei rischi che gli operatori potevano correre nel maneggiare l'azoto liquido. Consapevolezza che in tempi appunto forse ancora più lontani non era così chiara né alle direzioni sanitarie né tantomeno anche ai costruttori stessi, per cui è da qui che noi siamo partiti. E purtroppo, diciamo così, l'altro aspetto su cui ci siamo basati sono stati i fatti di cronaca a cui faceva riferimento anche la dottoressa Bravo. Qui vi ho riportato alcuni, purtroppo, segnalazioni di incidenti che hanno portato al decesso di operatori sanitari. Questo è un articolo del Corriere della Sera che risale circa alla metà degli anni 90, ma purtroppo, come tutti voi sapete, anche recentissimamente abbiamo avuto dei decessi a causa dell'esposizione ai vapori o comunque in generale all'azoto liquido. Ma il problema dell'azoto liquido non è legato soltanto alla sicurezza degli operatori, ma anche, come abbiamo sentito dire, alla sicurezza dei campioni che vengono appunto conservati. E quindi qui vi riporto alcuni articoli di giornale dove appunto mettono il focus sulla perdita di campioni che sono andati incontro a distruzione a causa di un malfunzionamento del sistema. Quindi nel momento in cui siamo arrivati a cercare di capire se fosse necessario un documento in cui venissero date delle indicazioni sul corretto comportamento e anche su quelli che fossero i requisiti cosiddetti minimi di una sala criobiologica, i punti da cui siamo partiti sono questi due, e cioè la possibilità di garantire la sicurezza del prodotto biologico e quindi indirettamente al paziente a cui questi prodotti saranno destinati, e garantire la sicurezza degli operatori. In una prima valutazione è chiaro che il CNT è andato a cercare, come ha detto il dottor Cortellini, quello che era già disponibile, la documentazione a cui potevamo fare riferimento, in termini appunto di normative, di standard nazionali e internazionali o eventualmente delle linee guida. Il primo documento a cui abbiamo fatto riferimento sono questa delibera della Regione Lombardia, che risale appunto al 2003, e poi alcuni standard internazionali, in particolar modo appunto lo standard JC-FACT, e alcune diciamo norme, ma più che altro erano diciamo così delle linee di indirizzo di altri paesi europei, come ad esempio la Francia, che appunto nel 2008 aveva pubblicato un documento relativo ai rischi sanitari legati all'utilizzo dell'azoto liquido. E poi ancora abbiamo fatto riferimento alle uniche diciamo norme italiane
che potevano essere utili nel definire appunto un documento per la sicurezza, e cioè la legge sulla sicurezza del personale, quindi l'81 del 2008, e poi appunto la direttiva europea 23 del 2004, dove però sia nell'uno che nell'altro caso non è che dessero delle indicazioni specifiche sul rischio legato all'utilizzo del materiale dell'azoto liquido. E diciamo, dopo tutta questa analisi, anche con il confronto con alcuni esperti, nel 2014 è stata emanata questa linea guida. Vi ricordo che quella il documento del gruppo ASSO Biotecnica è successivo, quindi effettivamente quando siamo usciti con queste linee guida i riferimenti anche in termini di caratteristiche di progettualità erano praticamente, se non assenti, ma molto pochi. Nelle linee guida del CNT noi avevamo posto l'attenzione su quelli che dovessero essere i requisiti di riferimento per quanto riguarda le caratteristiche della struttura, le caratteristiche tecnologiche e infine le caratteristiche appunto organizzative che il personale che gestisce una sala criobiologica doveva appunto definire, sia in termini di equipaggiamenti adeguati, quindi dispositivi di protezione individuale, sia di dispositivi di primo soccorso, ma anche sulla formazione e la definizione di manuale o comunque istruzioni operative per il corretto comportamento e la gestione appunto dell'azoto liquido. Vorrei soffermarmi un attimino su che cosa si intende per norma tecnica. In realtà questo l'ha già fatto anche la dottoressa Novali, quindi io sarò brevissima, però questo per farvi capire qual è stato lo spirito con il quale il CNT si è seduto a questo tavolo di lavoro. È vero che la norma tecnica non è cogente, non è una norma giuridica, anche se chiaramente le norme giuridiche possono fare riferimento a norme tecniche o addirittura farle proprie. Ecco, diciamo che il CNT si è seduto al tavolo con la consapevolezza di evitare che chiaramente ciò che veniva scritto in un nuovo documento dovesse essere in conflitto con quello del nuovo documento, a meno che chiaramente non vi fossero, grazie all'evoluzione tecnologica, delle modifiche da apportare anche alla linea guida del CNT. In questa slide voi vedete l'indice del documento che è già stato fatto vedere dai colleghi che mi hanno preceduto. Di fianco, nella parte destra, invece, è riportato l'indice delle linee guida del CNT. Nelle prime parti, in realtà, i documenti, anche se vengono utilizzati una nomenclatura non sempre, diciamo, sovrapponibile al 100%, vengono indicati dei passaggi abbastanza simili, anche proprio nella costruzione del documento. Mentre in rosso vi sono delle parti che sono, diciamo, tra virgolette, diverse, e cioè nel documento della norma UNI si parla, così come anche negli obiettivi stessi della norma, di installazione e collaudo, consegna, messa in servizio. Questi, diciamo, aspetti non vengono affrontati nella linea guida del CNT, mentre in essa vengono riportati delle caratteristiche più specificatamente organizzative che attengono anche, come dicevo prima, a quello che deve essere il comportamento e l'organizzazione appunto di una sala criobiologica e come appunto ci si comporta una volta che siamo a contatto con l'azoto liquido. Il primo input, quindi il titolo parla di sinergie, le sinergie senz'altro ci sono, ma io cercherò di focalizzarmi soprattutto su quelle che sono le leggere discrepanze che ancora ci possono essere fra i due documenti, ma che possono assolutamente essere in qualche maniera, come dire,
risolti, superati, anche perché a nostro avviso i due documenti si possono in qualche maniera completare a vicenda. Un aspetto importante che è già stato comunque detto dalla dottoressa Bravo è riguarda appunto lo scopo di applicazione. Come abbiamo sentito, la norma si applica alla progettazione, realizzazione e al collaudo di una sala criogenica con un sistema automatizzato di rifornimento, mentre non si applica al rifornimento appunto manuale. Inoltre il materiale biologico che viene conservato, che viene in qualche maniera riportato nella norma UNI, è un materiale destinato a più usi, non solo quello clinico, ma anche appunto ad uso diagnostico, studi della biodiversità e quant'altro. La linea guida del CNT invece si applica a tutte le sale criobiologiche presenti all'interno appunto di un istituto dei tessuti, come definito dal decreto legislativo 191 del 2007, oltre che a quelle strutture che in base all'articolo 24 sempre del 191 svolgono un'attività di parte terza, in particolare di stoccaggio e di conservazione a medio lungo termine a favore di un istituto dei tessuti. Quindi diciamo che la linea guida del CNT da questo punto di vista ha uno scopo di applicazione leggermente più ampio rispetto a quella della norma 1. Anche questo articolo qui 5 della norma è stato più volte fatto vedere e commentato dai miei colleghi. Io ritengo che l'impostazione che è stata data alla norma sia un'impostazione molto corretta, soprattutto nel capitolo 5 si definisce da che cosa è composta la sala criogenica, quindi di quali sono tutti gli elementi, tutti i componenti di cui dobbiamo tenere conto. Prima ho parlato di confronti, vorrei andare appunto a questo punto nello specifico, partendo appunto dal serbatoio esterno. In entrambi i documenti vengono riportati delle indicazioni su quelle che sono le caratteristiche del serbatoio che è posto all'esterno della sala criobiologica e che serve a rifornire appunto i contenitori presenti al suo interno. Come vedete, i capitoli hanno, come ho già detto prima, delle denominazioni diverse, ma si focalizzano molto spesso sugli stessi argomenti. Quello che volevo segnalare è che nella norma UNI vi sono delle indicazioni tecniche molto più specifiche, molto più particolareggiate su quelle che sono ad esempio le caratteristiche del dimensionamento della piazzola in cui il contenitore, il serbatoio deve essere posizionato, le caratteristiche del basamento. Tutti questi aspetti non sono riportati nella linea guida del CNT, così come ad esempio la necessità di un sistema di monitoraggio per la misurazione dei livelli di azoto H24 e H7, oppure ancora la necessità che vi siano praticamente l'allacciamento, un punto d'allacciamento per consentire l'alimentazione della linea criogenica con un azoto liquido da un contenitore criogenico mobile presurizzato nel momento in cui dovesse non funzionare il sistema automatizzato. Quindi questo significa che la linea guida del CNT potrà o fare riferimento direttamente alla UNI per quanto riguarda queste caratteristiche, oppure cercare comunque di allinearsi a quanto è riportato nel documento. Se poi passiamo alle caratteristiche della sala criobiologica, come vedete in entrambi i documenti sono riportati quelli che sono i requisiti strutturali che sono abbastanza allineati. Vi sono delle specifiche che sono riportate nella norma UNI che probabilmente potrebbero essere integrate
andranno a integrare in qualche maniera le linee guida del CNT, soprattutto su quelle che sono i criteri di scelta dei locali in base appunto al loro posizionamento, sia che essi siano posizionati nei piani seminterrati, sia che siano, diciamo, posizionati a piani più alti. La linea guida del CNT focalizza più l'attenzione su quelli che dovrebbero essere i corretti comportamenti di utilizzo anche delle sale criobiologiche. Dal momento, scusatemi, un attimo soltanto. Dal momento che appunto si sottolinea che la sala criobiologica non deve essere assolutamente utilizzata per altre lavorazioni che non siano quelle in qualche maniera direttamente collegate all'utilizzo dell'azoto liquido. E non solo, sottolinea anche che qualora vi siano più porte di accesso, oltre a quella principale, anch'esse debbano avere le stesse caratteristiche della porta, diciamo, da cui normalmente il personale appunto accede alla sala criobiologica. Direi che c'è un sostanziale allineamento anche per quelle che sono le caratteristiche relative alla pavimentazione e ai rivestimenti. La norma UNI aggiunge alcuni particolari in più per quanto riguarda questa specifica, tant'è vero dice che dà delle indicazioni su quelle che possono essere materiali idonei per la pavimentazione della sala criobiologica e quindi parla di gres, porcellanato e resina. La linea guida del CNT non scende in questo particolare. Però scende, come dicevo prima, alla necessità di definire delle procedure scritte in cui vengono declinate le modalità e le condizioni d'accesso ai locali e quindi anche la necessità dell'accesso comunque di due operatori in modo tale da non lasciare da solo l'operatore che entra nella sala criobiologica e focalizza anche la necessità che vengano messi a disposizione dei kit di emergenza. Nella linea guida si parla di un autorespiratore, preferibilmente appunto a due vie, e soprattutto della disponibilità di dispositivi personali di sicurezza. Tutti e che tutti i dispositivi utilizzati vengano sottoposti a manutenzioni e controllati periodicamente. Alcuni aspetti ancora che in qualche maniera hanno portato anche tra l'altro a discussione nel tavolo di lavoro, ma che hanno e per i quali comunque siamo arrivati appunto a una soluzione che andranno senz'altro a modificare le linee guida del CNT, sono quelle relative alla temperatura, ma soprattutto all'umidità. Come vedete, l'umidità relativa non deve essere superiore al 55%, così come è definito nella linea guida, e vi ricordo che invece nella linea guida del CNT si parlava di 45-50% più o meno 5%. Questa, tra l'altro, anche a detta appunto di alcuni costruttori, avrebbe portato a delle difficoltà proprio nell'assicurare il mantenimento di queste caratteristiche. Ancora, la norma UNI parla di necessità di definire delle condizioni attraverso le quali, in caso di condizioni di sottossigenazione, si possano mantenere un numero sufficiente di ricambi d'aria, in modo tale a ritornare a quella soglia del 19% di percentuale appunto di ossigeno che assicura, diciamo, la
che determina appunto la sicurezza degli operatori. Nella linea guida del CNP questa diciamo indicazione un pochino più stringente, si parla to pur di 25 ricambi d'aria ottimali in caso appunto di sotto ossigenazione, ma comunque non inferiori ai 20. Quindi questi saranno dei passaggi che valuteremo attentamente per quanto riguarda appunto le modifiche anche del documento CNT. Ancora, sempre collegate alle caratteristiche della sala criobiologica, la norma UNI, vedete, definisce la necessità di avere due sensori per una sala criobiologica di dimensioni fino a 50 metri cubi. Questo semplicemente è una, diciamo così, un'indicazione precauzionale, perché nel caso in cui uno dei due sensori dovesse non funzionare, ci sarebbe sempre l'altro che potrebbe appunto sostituirlo. L'altro aspetto è che nella UNI si fa riferimento al posizionamento del sistema di rilevamento della concentrazione dell'ossigeno ad un'altezza non superiore a un metro. Nelle linee guida del CNT si parlava di non superiore a un metro e mezzo, ma anche su questo vedremo appunto di allineare il documento. Per quanto riguarda il controllo degli accessi, il monitoraggio a video e la segnaletica di sicurezza, io direi che c'è una piena sinergia fra i due documenti, fatto salvo appunto che nel documento dell'UNI non si parla dei kit di emergenza. Per quanto riguarda invece le strumentazioni dell'area criobiologica, in particolare dei contenitori criobiologici, la linea guida del CNT va un po' più nello specifico, soprattutto perché si sofferma sui sistemi di rilevazione e di registrazione dei livelli di azoto e della temperatura, e distingue anche quelli che sono, diciamo, i monitoraggi da fare se la conservazione viene effettuata in fase liquida o in fase gassosa. E anche per questo si sottolinea la necessità di definizione di procedure, ma in particolare dei protocolli di validazione. Questo, diciamo, indirizzo deriva soprattutto dagli standard internazionali a cui facevo riferimento nella prima parte della mia relazione. L'aspetto che invece è presente nelle linee guida del CNT, ma in qualche maniera non è riportato nella norma UNI, sono relative appunto a quelle che inizialmente ho definito caratteristiche organizzative, e che fanno riferimento alle verifiche periodiche sui recipienti e sugli impianti, perché chiaramente questi dispositivi devono essere periodicamente visionati e monitorati, anche per assicurarsi del loro corretto funzionamento. I dispositivi di protezione individuale, come dicevo prima, le norme di comportamento a cui il personale è tenuto ad adeguarsi, sia per la sua sicurezza, ma anche per la sicurezza dei campioni biologici che sono conservati all'interno della sala CRIO, e poi la definizione di procedure di emergenza in caso appunto di un incidente che si possa verificare all'interno della struttura. Ancora, fanno parte di queste caratteristiche organizzative la necessità di definire un personale che sia dedicato, con competenze adeguate all'attività che andrà a svolgere, e soprattutto si punta l'attenzione su quella che è la formazione. Questo, diciamo, aspetto non è considerato all'interno della norma UNI, tra l'altro è stato oggetto anche di una discussione dei vari membri
del tavolo di lavoro. Però ecco, quello che ci sentiamo di dire è che è vero, non è previsto, probabilmente la norma non la poteva prevedere, ma sarà necessario eventualmente nelle delle gare d'appalto definire un percorso formativo per gli operatori svolto direttamente anche dalla ditta costruttrice prima della messa in uso della sala criobiologica, perché è fondamentale che gli operatori sappiano effettivamente quali sono i rischi e come comportarsi in determinati tipi di situazioni. E infine, chiaramente, questo vale un po' per tutte le attività che insistono su un istituto dei tessuti, è quello di definire un sistema di qualità all'interno del quale vengano appunto definite delle procedure operative standard ad hoc per tutte quelle che sono le attività collegate alla sala biologica. Un altro aspetto importante che in parte è già riportato all'interno della linea guida del CNT, ma che in una certa revisione vorremmo in qualche maniera probabilmente stressare, è la valutazione dei rischi. Questo diciamo tipo di indicazione ci viene non solo dal fatto che comunque il decreto 81 del 2008 richiede che vengano effettuate delle valutazioni dei rischi anche in relazione ad esempio di modifiche che vengono introdotte, ma anche dall'esperienza che, come vi dicevo prima, i team ispettivi del CNT hanno fatto in questi anni. Molto spesso quando ci rechiamo presso gli istituti dei tessuti e chiediamo un documento di valutazione del rischio, quello che ci viene presentato è un documento generale dell'azienda che non contempla quelli che sono i rischi diretti che un operatore può correre nel momento in cui si trova nella sala criobiologica. Quindi sono arrivata alle considerazioni finali. Io direi che i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi di una sala criobiologica presenti nella linea guida del CNT, che come ho detto prima sarà senz'altro oggetto di una revisione insieme ai requisiti presenti nella norma ISO, rappresentano un importante risultato proprio al fine di garantire la sicurezza degli operatori del prodotto biologico. Entrambi sono importanti perché definiscono quelli che sono i livelli di responsabilità e di collaborazione fra tutti gli attori del sistema e soprattutto bisognerà focalizzare l'attenzione su quelli che sono i corsi di formazione specifica per far sì che gli operatori possano lavorare in sicurezza, anche se, come abbiamo sentito, purtroppo il 100% non sarà mai possibile da raggiungere, ma che comunque siano più che sufficienti per, diciamo così, dare indicazione su quelle che sono le buone pratiche da adottare all'interno di una sala criobiologica. È chiaro che tutto ciò si può realizzare solo e soltanto se esiste una sinergia fra tutti gli attori che in qualche maniera sono coinvolti, e attori che appunto vanno dagli operatori, quindi dai committenti e dai costruttori anche delle sale criobiologiche, proprio perché ci vuole una maggiore consapevolezza di quelli che sono i rischi di questo tipo di attività. Io vi ringrazio dell'attenzione e rimango a disposizione per eventuali domande. Bene, grazie dottoressa, grazie a tutti i relatori. Chiedo ai relatori di aprire le loro webcam e apro il dibattito chiedendo a chi interviene di qualificarsi, indicando l'organizzazione di appartenenza e il ruolo ricoperto. Ci sono già tre mani alzate, tre richieste di interventi. Passo la parola al signor Antonio Tufaro, o Tufaro, mi scuso se sbaglio la pronuncia. Prego. Dovrebbe attivare il microfono. Mm.
Non mi sente, poiché siamo leggermente in ritardo coi tempi, passo la parola allora al signor Libero Guadagni. Allora, io vi ringrazio, presentazione interessantissima e in realtà la mano era solo per proprio all'inizio per segnalare i problemi di audio e tutto qui. Grazie ancora. Ok, prego, grazie a lei. Passiamo adesso la parola al signor Stefano Martelli. Prego, dovete attivare l'audio. Niente, proviamo con il signor Matteo Livio. Mi sentite? Sì, lei è, scusi. Pronto? Sì, la sentiamo. Lei è? No, non, Mi penso che sia. sentite? Sì, la sentiamo benissimo. Il signor Stefano Martelli. Non riusciamo a sentire. Passiamo allora la parola ad Alessandro De Grandi. Posso fare la domanda? Non ho capito se mi sentite oppure no. No, noi la Ah, ok. sentiamo. Scusatemi. Buonasera, sono Martelli della Brugg di Piacenza. Siamo dei costruttori di tubazioni criogeniche. Io volevo fare una domanda, se non... Il signor Martelli dovrebbe attivare l'audio, provi. Mi sentite? Sì, prego. Ok, riprendo. Buonasera, sono Martelli Stefano della Brugg Pipe System. Siamo dei costruttori di tubazioni criogeniche. Ho visto che sulla norma viene riportato tutto relativamente al tank e relativamente alla sala criogenica. Non c'è nessuna specifica per le tubazioni criogeniche a meno del fatto che siano sottovuoto. Quindi se devono essere rigide, flessibili, quindi possono essere abbastanza ampie la norma da questo punto di vista? Grazie. Allora, rispondo io. Diciamo che la norma non dà indicazioni. Non sento, capito. Sente? Sì, prego, ingegner Cortellini, prego. Vi dicevo, la norma non dà indicazioni sul fatto che siano tubazioni rigide o flessibili e sono ammesse entrambe ovviamente le tipologie. Chiaramente per esperienza posso dirle che le tubazioni sono per lo più rigide e i tratti flessibili si lasciano solamente in particolari contesti dove la parte rigida ovviamente è costruttivamente complicata, non lo so, magari negli attraversamenti. Tra le murature oppure in percorsi particolarmente accidentati e ovviamente per brevi tratti. Dopodiché ci sono delle indicazioni da parte della norma relativamente soprattutto al grado di vuoto che deve essere garantito. Per il resto chiaramente è lasciato anche al know-how del produttore ovviamente. Grazie ingegnere, passiamo la parola al signor Alessandro De Grandi. Vedo che ha la mano alzata e ha l'audio attivo, prego. Buongiorno, Eurac Research di Bolzano. Volevo sapere se la norma comprendeva indicazioni sull'attività manutentiva a posteriori dell'installazione, se c'erano indicazioni su punti di spillamento manuale per l'azoto e eventuali azioni automatiche preventive del sistema di controllo, cioè ad azioni, non so, attivazione della ventilazione d'emergenza in caso di riempimento di più serbatoio, cose del genere, e l'indicazione sulle ventilazioni in condizioni ambientali normali, cioè non senza l'emergenza, perché essendo azoto statico evapora e quindi dipende un po' da quanto così. Grazie. Ti ringrazio per le presentazioni, ovviamente. Allora, credo
nuovamente di poter rispondere io. E sulla parte manutentiva chiaramente è necessario ovviamente la manutenzione dei sistemi, i quali vengono diciamo eseguite secondo le specifiche dei vari manuali di uso e manutenzione dei vari dispositivi emessi dai vari fabbricanti, che chiaramente costituiscono la parte integrante della documentazione ESBuilt che poi deve essere conservata nella sala. Ci sono assolutamente indicazioni relativamente ai volumi ora, sia in condizioni normali che in condizioni di emergenza, appunto i 10 e i 25 che venivano diciamo citati prima, comunque diciamo a seguito di un calcolo fatto dal progettista, che se non riesce comunque a raggiungere una valutazione puntuale, può comunque tenere conto di questi due parametri. E poi, se spero di non aver perso tutte le domande, ci sono anche indicazioni circa le principali logiche di funzionamento del sistema di monitoraggio, quindi diciamo quali sono le azioni da porre in essere quando per esempio si verifica una sottossigenazione o piuttosto diciamo l'attivazione del caricamento da parte di un criocontenitore. C'è indicazione relativamente anche a un punto di spillamento diciamo dell'azoto comandato dal sistema di monitoraggio, e chiaramente deve interrompere l'erogazione nel caso in cui l'operatore diciamo abbia un malore. Quindi diciamo sono punti tutti trattati comunque nella norma. Ok, grazie ingegnere. Tenga pure la webcam accesa sempre. Adesso è accesa. Perché non so se... Sì, cioè, proviamo. Il solito problema. Passo la parola al signor Libero Guadagni. Dovrebbe attivare l'audio. Sì, già me l'aveva data prima. L'alzata di mano era stata fatta una volta sola. Ok, sì, mi scusi. La ringrazio. Allora la rimuovo l'autorizzazione. Passo adesso la parola al signor Matteo Livio. Sì, mi sentite? Sì. Sì, buongiorno, sono Matteo Livio della Medica Italia, gruppo SIAD. Volevo fare due domande principalmente. Una, se la norma in oggetto è una norma armonizzata con quale direttiva è di riferimento. E la seconda è, nell'articolo 12, consegna accettazione, vengono elencati una serie veramente di impianti che sono collegati al sistema. Nella fattispecie noi, nel nostro mercato, insomma, vediamo che o l'impianto viene fatto ex novo, quindi si parte da zero per intenderci, oppure l'impianto viene adattato a sistemi già esistenti o preesistenti. Ora, qualora ci trovassimo... Nella situazione in cui dovessimo ad esempio fare la linea criogenica, il sistema automazione, magari perché no anche installare i contenitori criogenici, la domanda era: tutti gli impianti, e parlo ovviamente di impianti elettrici, comunicazioni, sistemi dati e quant'altro, diventeranno in qualche maniera parte integrante, ma che dovrà consegnare in qualche modo il committente, perché ovviamente se sono esistenti in qualche modo le dovrebbe già avere lui. Se qualora il cliente non avesse tutti questi, diciamo, questi dati o questi certificati di dichiarazione di conformità, magari per la parte elettrica e quant'altro, cosa la norma prevede, visto che comunque il fabbricante che la utilizzerà dovrà in qualche maniera gestire anche questa documentazione? Posso rispondere per la parte della norma armonizzata. La norma non è una norma armonizzata, è una norma semplicemente nazionale, quindi fatta a livello italiano semplicemente, e non vi è nessuna direttiva, poi adesso sarebbe il regolamento, che richiede una norma su questo argomento, per cui non è una norma armonizzata. C'è un interesse a portarla a livello europeo, ma non come norma armonizzata. Lascio la parola, forse Cortellini. Posso intervenire io? Diciamo che comunque dovrebbe essere disponibile, diciamo, dovrebbero essere disponibili i dati del pregresso, perché comunque sono stati oggetto di una progettazione da parte di qualcuno e anche di
verifiche da parte di qualcun altro. In ogni caso la norma si applica anche alle modifiche e agli ampliamenti, che quindi quelli sono sicuramente oggetto di intervento secondo questa norma UNI di cui stiamo trattando. Ok, vediamo se ci sono per caso altre domande. Al momento non vedo mani alzate. Per cui Cristina, ti direi di condividere un attimo lo schermo e magari di dare ancora gli ultimi dettagli. C'è una domanda in chat o l'hanno già fatta? Ho visto prima una domanda. No, ci sono due chiarimenti tecnici, gentilmente. Ecco, prima però dovrei dare la precedenza, come abbiamo già detto il dibattito avviene per mani alzate, quindi... Appunto, possiamo evitare il signor De Sordi se desidera. E adesso l'ha abbassata, ok, adesso passerei la parola, non capisco se ha la mano alzata, perché la alza e la abbassa, quindi il signor De Sordi se vuole fare una domanda la prego di tenere la mano alzata, che altrimenti non riesco a passare la parola. Carlo Di Cesare, prego, dovrebbe attivare l'audio. Il signor Di Cesare. Salve, prego. Mi sentite? Sì. Salve Di Cesare, Gruppo Sapio. Volevo sapere se c'è un valore specifico a cui tarare l'eventuale sensore di ossigeno o sensori di ossigeno all'interno della criobanca. Se c'è un valore 19%, 18%. Rispondo ancora una volta. Una volta io, assolutamente sì, esistono due valori di riferimento che la norma, diciamo, specifica, allineandosi con gli altri documenti di cui abbiamo parlato, quindi le altre linee guida, che sono il 19%, al quale, diciamo, vengono prima attivati gli allarmi ottico-acustici e viene attivata la ventilazione di emergenza. Esiste poi il secondo valore del 18%, che se viene raggiunto il sistema di supervisione comanda anche la chiusura dell'elettrovalvola principale di azoto. E questi, diciamo, sono i due valori di sottossigenazione, diciamo, indicati nella norma. Ok, passiamo la parola alla signora Annalisa Guercio. Pronto, mi sentite? Sì. Buonasera, sono Annalisa Guercio, sono la responsabile della biobanca dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, con sede a Palermo. Vi ringrazio molto per questo webinar estremamente utile e importante, che pone l'attenzione ancora una volta sulla sicurezza di queste strutture che purtroppo noi fatichiamo a far conoscere l'importanza di queste strutture e soprattutto della manutenzione degli impianti ad esse associati. Fatta questa premessa, la mia prima domanda è legata proprio alla manutenzione delle biobanche, perché per atti amministrativi e comunque spesso e volentieri per difficoltà da parte degli enti pubblici è difficile affidare ad una ditta specializzata, ad un'unica ditta, la gestione di una biobanca nella sua complessità, quindi tenendo conto di tutti gli impianti, delle apparecchiature all'interno, custodite all'interno di essa. Detto questo, si parla per caso, in questa ISO c'è qualche accenno in merito ai requisiti che devono avere i manutentori della biobanca? E un'altra domanda ancora, quali sono le certificazioni di cui devono essere in possesso gli addetti alla manutenzione della biobanca? A garanzia delle proprie competenze tecniche in materia specifica, perché chiaramente si tratta di un sistema che non può essere assimilato ad altri impianti presenti all'interno degli ospedali o degli istituti e comunque degli enti.
Questa è la prima domanda. La seconda domanda è legata ad una specificità proprio presente all'interno della nostra sala criogenica. Oltre delle tank, abbiamo collegato alla linea di distribuzione dell'azoto dei congelatori a meno 80. L'abbiamo fatto perché? Uno per... Non si sente più l'audio? Dovrebbe riattivarlo? Quindi dicevo, abbiamo questi congelatori in meno 80 collegati alla linea criogenica. La necessità è nata dal fatto che molti dei campioni che noi conserviamo non necessitano di essere stoccati a meno 196 gradi. In questo modo risparmiamo spazio e forse risparmiamo azoto perché il fatto che sicuramente risparmiamo azoto perché il fatto che siano collegati alla linea criogenica è soltanto un fatto di backup. Qualora si dovessero rompere entrambi i motori dei congelatori in meno 80, ecco che abbiamo il backup con azoto liquido. Abbiamo preferito fare così anziché collegarli a un backup con anidride carbonica. Questa soluzione che abbiamo adottato è a norma, quindi rispondiamo ai requisiti della norma mantenendo dei congelatori meno 80 collegati comunque al sistema di distribuzione, in questo caso di vapore, di azoto liquido in caso di emergenze e quindi per backup? Grazie. Credo che potrei cominciare a rispondere io. Allora, la norma, questa è una norma UNI, è una norma italiana ed è una norma che si collega, visto che lei parla di biobanca, mi permetto, solo indirettamente alla norma di accreditamento UNI EN ISO 23.87 per l'accreditamento del biobanca. Come è stato detto all'inizio, questa norma, e come ha sottolineato tutti gli interventi, questa norma è fondamentalmente quello che dice il titolo, la progettazione, realizzazione e collaudo di una sala con sistema automatizzato di rifornimento di azoto. Come ogni norma, ha un perimetro di applicazione che è quello che ho mostrato all'inizio, e al di fuori di questo perimetro, che quindi sia automatizzato e sia a base di azoto liquido, questa norma non si applica. E inoltre abbiamo detto è una norma sulla realizzazione e progettazione, ma non è sulla organizzazione, come ha sottolineato la dottoressa Lombardini, sulla gestione dei campioni, come ho detto io, cioè praticamente è una norma tecnica per l'infrastruttura fisica, quindi tutto ciò che riguarda la manutenzione in qualche modo è solamente, secondo me, adesso poi interverranno sicuramente anche gli altri su questo argomento, tangenziale, dato che poi parla della anidride carbonica, non è il mio campo, ma esprimo la mia opinione che poi spero suffragata da Cortellini che Lombardini, che sì, è un sistema assolutamente ammissibile e quindi dipende poi da che cosa si vuole fare di questa conservazione, riguarda appunto i requisiti organizzativi di registrazione, mantenimento, eccetera. Però questa norma abbiamo parlato qualcosa un po' a parte. Se qualcuno di voi vuole integrare, benvenuto, perché ho dato solamente un approccio. L'unica cosa che volevo dire appunto che c'è proprio un punto della norma, il 7.2, dove si parla appunto di congelatori meccanici a meno 80 connessi alla linea criogenica. Quindi la risposta è sì, la norma lo prevede ed è assolutamente consentito. Però in azoto liquido noi parliamo in questa norma, non parliamo dell'anidride carbonica che è stata menzionata dalla dottoressa. Ma siccome da quello che ho capito il collegamento con il sistema con la linea criogenica serve proprio come backup nel momento in cui finisce la riserva di anidride carbonica, questo è previsto dalla norma. Assolutamente sì, aggiungo solo come postilla, a patto ovviamente che il congelatore meccanico abbia un dispositivo per evitare ovviamente che l'azoto liquido a meno 196 entri nel vano contenente i campioni che invece sono a meno 80. Per il resto assolutamente non ci sono controindicazioni.
Ok, grazie. Passo la parola per l'ultima domanda al signor Paolo De Sordi. Prego, dovrebbe attivare l'audio. Sì, buongiorno. Buongiorno. Due chiarimenti tecnici che sono quelli che avevo scritto. Allora, al paragrafo 922 si fa riferimento alle condizioni normali della sala, quindi 18-25 gradi e umidità non superiore al 55%. Queste condizioni devono essere mantenute anche in condizioni di sottossigenazione, quindi quando parte l'alta velocità dei 25 volumi ora, o sono considerate solo nell'utilizzo appunto normale? E la seconda, che secondo chiarimento, era se ci sono delle indicazioni circa le distanze minime di sicurezza che il serbatoio criogenico deve, a cui il serbatoio criogenico deve stare rispetto alle UTA e ai, appunto, l'unità di trattamento aria. Grazie. Allora rispondo sempre io. No, di Aliquid. Rispondo sempre io. La norma dà indicazioni, come giustamente detto dal collega, esclusivamente per le condizioni normali. È chiaro poi che la condizione di emergenza non è richiesto che vengano mantenuti gli stessi valori di temperatura e umidità, perché si suppone che sia una condizione temporanea e che il sistema di ventilazione sia in grado di prontamente di ripristinare le condizioni di normalità. Poi viene chiaramente lasciata alle performance del sistema, se uno lo costruisce, diciamo, anche in grado di mantenere queste condizioni anche in situazioni di emergenza, però la norma, diciamo, ovviamente non lo richiede. Sulla seconda domanda, no, la norma non dà indicazioni, diciamo, relativamente alle distanze, ci si rifà in questi casi, per esempio, alle linee guida di assogas tecnici sulle centrali, però nello specifico non ci sono questo tipo di indicazioni. Bene, le domande sono tante e interessanti, ma purtroppo abbiamo esaurito il tempo a disposizione e non possiamo procedere oltre. Io passo a te la parola, Cristina, se vuoi condividere il tuo schermo con le ultime slide. Cristina, apri il microfono, per favore. Ok, mi sentite? Ok, sì. Ok. Allora, voglio solamente ricordare che Uni riserva uno speciale sconto del 30% a tutti voi che avete partecipato a questo webinar. Cristina, scusami, a coloro i quali hanno dato il consenso. Dato il consenso, sì, l'avrei detto dopo, ai partecipanti, però bisogna aver dato il consenso all'invio di informazioni commerciali. E, quindi sulla norma UNI 11827, quindi la norma in oggetto oggi, anche sulla norma di cui ha fatto menzione prima la dottoressa Bravo, sul biobanking, la UNICEN ISO 20387, nonché su tutte le varie norme correlate alla norma di oggi 11827, in particolare tutte le norme sui recipienti criogenici, le rilevazioni di gas e le tubazioni metalliche. Ricordo appunto sempre la necessità dell'autorizzazione all'invio di dati commerciali affinché il nostro ufficio commerciale vi possa inviare l'informazione con il coupon da poter applicare per l'acquisto. E poi un'anticipazione. Nei primi mesi del 2022 Uni farà proprio un corso di formazione sulla UNI-EN ISO 23.87. Il titolo sarà I principi portanti del biobanking e il percorso di accreditamento. Quindi, diciamo, un tema tanto atteso. Gli argomenti trattati saranno i principi portanti e il perimetro di applicabilità della norma, l'utilizzo della guida per l'implementazione della norma, cioè la norma UNI ISO TR 22758, potenzialità di attuazione dello schema di accreditamento e overview dei requisiti del sistema e requisiti tecnici, nonché le principali aree di interesse specifico.
So che appunto è un corso molto atteso, l'importanza di questo processo di accreditamento, e si terrà quindi tra febbraio e marzo del 2022. Potete già iscrivervi chiedendo al nostro ufficio formazione, formazione@uni.com, anche se non è ancora vendibile online perché la data precisa non è ancora stata fissata. E a coloro che hanno dato il loro consenso alle informazioni commerciali riceveranno anche la locandina di questo corso di formazione. E con questo abbiamo terminato. Ringrazio tutti i relatori per i loro interventi veramente interessanti. E mi immagino che ci siano ancora tante domande, ma abbiamo cercato di dare in maniera esaustiva una presentazione di questa norma. E ringrazio ancora il gruppo di lavoro per tutti i tentativi proprio fatti per dare veramente una soluzione di qualità, che era un'esigenza grande proprio da parte di tutto il gruppo di lavoro. Quindi ringrazio tutti voi e un saluto a tutti. Grazie a tutti, grazie ai partecipanti. Continuate a mantenervi aggiornati su Uni, sulla normazione e i prossimi webinar navigando su www.uni.com. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.